Eccoci qua, benvenuti o bentornati sul canale di Marco for Press e benvenuti o bentornati a Child of Light, questa perla di mamma Ubisoft. Abbiamo recuperato la luna, nella scorsa live abbiamo recuperato la luna e questa cosa ha leggermente alterato la nostra Aurora, come potete vedere, che è cresciuta di colpo. Traumatizzata poverina e ha alterato anche i nostri perks di abilità che si sono ampliati, sono aumentati e adesso ci offriranno magie e abilità di terzo livello. Andiamo a vedere. Oh. Alle terre allagate, beh, direi che possiamo andare. C'è qualcosa, l'abbiamo già presa la rivelazione. Eccoci. E parte adesso, andiamo verso il finale, come ci diceva già Fabio Conte ieri. La luna splendeva nel suo alone di nebbia. Le stelle brillavano come un miraggio. Aurora lasciava la torre e verso il mare iniziava il suo viaggio. Se il più in alto dell'alto era nel cielo, il più basso del basso doveva restare negli abissi profondi, sotto le bianche onde del mare. Le acque della piena salivano ancora. Il duca era a un passo dalla morte. Ombra e Nox vegliavano nella tenebra. Poco era il tempo per cambiare la sua sorte. Eccoci qua, abbiamo capito, dobbiamo recuperare il sole che si trova nel più basso del basso, probabilmente sott'acqua. Ora, noi ci dirigiamo in un posto di pioggia, scusate, in un posto, bella, ma forse in un regno subacqueo, sottomarino, mentre piove, eppure abbiamo dei mostri di fuoco. Cosa fare? Io direi di aggiungere danni d'acqua. L'acqua vince sul fuoco. No? Eccoti. Boom. Riduce danni fisici del 20%. Non male. Meglio della resistenza al fuoco. Ok, qui già abbiamo. Op, fireball. Ok, non possiamo andare oltre? Sì che possiamo andare oltre, ma prima vediamo un po' a che livello stanno i nostri nemici qua. Boom. Bene. Taglio Katekita 2. Non sembrano quantomeno veloci come i nostri amici di prima del buio. Monsone 2, sì, finalmente. Quelli di terzo livello. Perfetto. Aumento velocità. Non mi piace. Interrompiti. Ah, disfatto addirittura. Compagnia. Robert. Ciao Fabio, bentornato. Grande, buona domenica. Sì. Intralcio. Ah, non faccio il tempo. Ah, vabbè, ma questo si concentra quindi. Figata questa cosa che è cresciuta Aurora e che ha finalmente si è aumentata. Infatti pensavo aumentassero le abilità a disposizione. Vulnerabile alla luce. Ah, ottimo a sapersi. Uff. 130 ma ho tolto. Santa polenta. Che figa che è diventata lei. Rimangono Umbra e Nox. Umbra la regina oscura, la regina della notte. E Nox.
l'ex Nora, quella che era mia sorellastra, quella che è la mia sorellastra, mentre il Duca... Oh! No, è vero, non c'ho più la spada destra di luce. Gli ho tolto il citrino. Quella là. Che io penso si riconvertirà e tornerà nella mia compagnia. Auguro proprio perché... Mamma mia, 500. Mando vai. Mando vai. Allora, dove andiamo con te, mio cavo? Che ci abbiamo? Colpo sicuro. Aumenta la possibilità di un colpo critico. Di qua ci abbiamo antidoto più, che non è male. Scaglia le frecce magiche che riducono la velocità di tutte le creature. Beh, sì. Direi proprio di sì. Di qua ci abbiamo intralcio 3. Ah no, pioggia di frecce 3. Quasi quasi. Pioggia di frecce 2, beh sì, magari sarebbe il caso anche di potenziarlo. Che dici? Intralcio 3, no, andiamo verso pioggia di frecce, dai. Ok. Ottimo. Potente pozione magica. Ho sbagliato. Eccolo. Il mostro di fuoco. Prima qua. Vivifica. Non ho visto niente. Oh, che cacchio è quello? Vediamo un po'. No. Oh! Che cazzo è successo? Piede stamina. Sono anche su Instagram, come ci tieni sempre a ricordare il mio bot. Io metto Robert è salito di livello, quindi mi è tornato al 100%. Intralcio più. Bravo, sì, piande la col francone perché. Questo è sicura. Non lo faccio io, pure questo. 5. Diciamo che meno prima a te. Questa parte che prenderò. Mi sembra un pelino più utile in questo caso. Pedata? Assurda o assurda? Monzone. Taglio catechita. No, a te perché è duri. Ma ossuda, l'ho detto su. La pipa e poi lancio gli incantesimi. Interrompiti pure l'azione. Ah no, finisci pure di vivere, va bene anche quello. Vediamo se mi basta. Ah no, perché sei velocissimo. Cane. No. No, scemo! Scemo, 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 scemo. Ah, siamo rara, vabbè. Benissimo, ammazza. Una bomba! Una bomba, Aurora! Tristissimo, vorrei tanto usarlo, ma sta indietrissimo. Mentre Rubella a bombazza autovivifica. Questo autovivifica non sarebbe male. Che sto colpo più. Quanto diventa forte il colpo di Rubella? Cioè posso. Io finora l'avevo usato lei come tank. No, però qua c'è cura. C'è cura più. No, no, andiamo verso cura più. Al momento è più importante quello. Poi qui abbiamo Tristis. Colpo più anche lui, però c'ha anche questo, mi interessa, celerità più. Ciao Graspad! Hai visto che l'ho detto bene oggi? Graspad, ti presento Fabio Conte, ti presento Graspad. Armatura di Dani 2, sì, mi sembra il caso di potenziare quella.
sai che ti dico? Perché non potenziarci? Oh. Perché non ricaricarci un pochettino? Oh. Che cosa c'è? Ah, ecco, Fabio, io... Cazzo, ho sbagliato. Non voglio portare... Studia lo smeraldo nel mezzo per trovare il tesoro del rettangolo dorato. Studia lo smeraldo nel mezzo per trovare il tesoro del rettangolo dorato. Nel mare di Sibnel non uscire dal sentiero di luce. Nell'enigma stesso il percorso è indicato. Questo avrei dovuto scriverlo, probabilmente me lo sarei dovuto scrivere da qualche parte. Panico, passò ai sedi, segui. Segui illuminando ogni indizio di Sibnel indicato. Ok. Non t'ho illuminato in qualche modo facendo così? Pare che no. Ah, ecco, Fabio, io ti voglio chiedere una cosa. Ho trovato diversi altari. Ottimo. Che mi dicono di cercare un altare particolare. Forse è lì che dovrei cercare. Ma lì dove? Cioè, io ho cercato attorno a questi altari, ma non ho trovato niente. Che cos'è questa cosa degli altari? Bravo, sì. Ah no, quello è il livello, ok. Perfettone, siamo anche tutti a più o meno allo stesso livello. Il percorso illuminato. Aspetta, tu vai lì, cinghialocco. Il mare di Sibnel. Boom! No. Prendetevela con me. Boom! Stasera alle 9:30. Cazzo, vero, c'è il contrattacco, l'attacco magico. Ottavo posto non va bene, sono troppo assente. Stiamo andando avanti, grazie Fabio. Stasera c'è la live di Horizon Zero Dawn con Mauro. Vi aspettiamo lì. 21:30, sì. Oh Jesus! Non avrei dovuto. Bravo. Ma questo si potenzia un'altra volta, vabbè. Oh oh! Qualcosa mi dice che il mio tancone mi saluta. Novantasei, ok. Io direi che può arrivare un pelo rubella. Ok. Curiamo Aurora. E poi posso far tornare Robert. Santa polenta. Oh, bello questo attacco, va più giù. Ok. L'intraccio un attimo, Siete delle merda. Prendiamo un po' sto colpo. 91, poco, molto poco. Non te la piago, Robert. Che cazzo ti fai? Che ti ho fatto, povero topolino? E cazzo. Massimo. Merda. Che stecca 127. Ecco. Ottimo. Curiamoci un attimo che magari è il caso. Comunque sono stato sfigatissimo queste due settimane. Speriamo che da questa che sta arrivando sarò più fortunato. Che è successo, Graspad? Dici tutto. Pioggia di frecce, sì. Cavallo ossuto. Vulnerabile la luce. Mi sa che rimetto la roba agli attacchi di luce ai miei compagni di squadra. Allora, facciamo una cosa. Riprendiamo Aurora. Anche se non c'ho nulla per curarla. Cazzo. No, nettare fatato. Non male. Oh, non schiacciare Aurora. Bravo. Vedrò con Robert. Faccio l'elenco. Allora vai.
Ish. Allora. Merda, mo si mette velocissimo perché faccio l'attacco di luce, però speravo di far fuori. Cazzo, speravo di far fuori i sì, cinghialotti. Merda, autovivificati per cortesia. Ti vuoi autovivificare? Ciao Rubella. Ottimo. Mi piacciono questi nemici. Allora. Luce di stelle, una alla volta. Spero. E schivalo una cazzo di volta. Così poco, maledetto tu sia. Ok, io. Oddio. Merda, c'ho Igniculus, c'ho, perché cazzo non lo uso? Me ne scordo sempre. Sì, direi che la fuga è l'opzione migliore in questo caso. Ok, curiamoci un attimo. Bravo Marco, complimenti. Complimentissimi. Ecco, per due. Ah beh, ci ho pensato quel fenomeno di Igniculus. Facciamo una cosa intanto. Ridiamo le citronelle qua. Ok, però adesso vi affronto con una mentalità diversa. Ovvero così. Robert, ti ho già mandato la risposta su. Ah, fermi tutti. Ah, in poche parole, con la luce la devi muovere verso i pilastri verdi e ti mostrerà una freccia. Ovvero la... Ah, giusto, è vero. È vero, perché dice illumina. Illumina. E questo per quelli lì del, dello smeraldo, ok. Però io intendevo quegli altri vecchi prima. Nel corso della storia, nel progredire della storia, già all'inizio, già prima di arrivare su Magna lì, la montagna, dai capilli, che la razza di Robert, avevo trovato alcuni altari, non come questi illuminati di smeraldo, degli altari così, a caso, dei semplici altari, che mi dicevano forse dovrei cercare in questa... Anche quegli altari lì, no? Anche quegli altari lì dovevo illuminare. Mi sembra a me di averlo fatto, cioè mi sembra di averci pigiato sopra quel nicolo, perché alla fine è l'unica cosa che posso fare. Uno. Si è resecato, immagino si è resettato il PC, quindi 40 giga di giochi persi, 2 anni di salvataggi di Minecraft persi. Backup. Bisogna fare sempre i backup. Non puoi non averci un salvataggio da qualche altra parte, che sia nell'out fisico. Tutti gli account li ho dovuti recuperare uno ad uno. Non riuscivo ad andare in live come volevo. Il mio operatore mobile, che uso momentaneamente come rete per trasmettere, mi ha dato forfè e non mi andava la connessione. Ieri chiamo e mi dicono che stavano facendo manutenzione sulla rete. Credo di aver detto tutto. Direi che soprattutto la storia il reset del PC sia veramente stata una botta grossa.
Quello sì che è stata veramente una sfigata. Una sfiga, ok. 5 spettatori, buona domenica a tutti! Benvenuti! Quarto e quinto spettatore, autrice. Oh, porca paletta, oh, bella. Intralcio! No, intralcio a tutto. Chi intralciamo? Intanto, il cavallo, direi. Boom. Ho un nuovo follower, Luca Di Massimo. Urra, urra. Benvenuto, Luca Di Massimo. Ti metterei la musichetta, ma adesso non... devo pagare la SIA e poi oppure mi copy strikeano il video, quindi quando lo caricherò su YouTube, quindi non posso farlo. Comunque, se tu vai su YouTube e cerchi Mimosa Urrà, troverai quello che è la canzoncina per fare Urrà. Oh, porco cazzo! È morta! Vivifica, vivifica! Cazzo, solo luce, no, molto male. Male, molto male. Vabbè, sto perdendo 40 euro per ogni lavoro che non posso fare. Ah, perché ho bisogno di una connessione molto forte per gestire quella mole di dati. Accipigna. Ciao Luca Di Massimo, benvenuto. Parlaci un po' di te. Come ti chiami? Io non te lo chiederei perché mi sembra abbastanza ovvio. E la balisiano. Da dove chiami? Perché ci chiami? Come mai questo follo? Sono simpatico, sono attraente. Ti piace Child of Light? Dio santissimo, sta morendo Aurora. No. Rubella. Oh no, Rubella, no. Cazzarola. Beh, temo che non mi resista, Rubella. Boom. Beh, potevi anche... Bravo, sì, curate. Lasciami vivere un attimino. Potrebbe non bastare. Se tu concentrati, perfetto. Ti ringrazio infinitamente. Che modo di dire, una stecca sui denti. Cristo, del cielo, bravo. Tu curati ancora. E mo, quando ti mando l'ogre in faccia. Perfetto, colpo critico. Questo ti fa morire. Accasciarti al suolo e non rialzarti mai più. Mi piace Child of Light. Siamo almeno in tre qui. No, sì. Oddio, in effetti. Non me la ricordavo questa cosa. Merda. Proviamo. Pure a me è bellissimo sto gioco. Ah, perfetto, la grande Graspad. Allora, io direi che ti potrei anche curare. Mi raccomando, io sono in blind, Non sono in blind. Non è che sia così difficile prevedere quello che succederà. Però ci sono stati dei colpi di scena come Nora che mi ha abbandonato e soprattutto la crescita dopo l'acquisizione del sole di Aurora, che sono stati carini, sono stati veramente carini, non me li aspettavo. Cos'è qua? Ok, ecco, magari vi posso chiedere di tanto qualche consiglio tecnico. Se non sto adottando, cioè se ci avete già giocato, eccetera, se non sto adottando la tattica migliore, oppure se rimango bloccato per un po' di tempo, quello ve lo chiedo. Comunque, visto che siamo qua tutti e quattro, a tutti e quattro piace Child of Light, parliamo pure di noi, di quanto ci piaccia questo gioco. No, ma in generale, che altri giochi giocate, insomma, creiamo un po' di discussione, visto che per una volta abbiamo ben tre persone in chat. Allora, qua... ecco, ad esempio, ok, attenzione, a voi che avete esperienza in questo gioco, è una cazzata, nel senso che io probabilmente andrei con il fulmine, anche se in realtà finora non mi è mai servito, anzi, forse adesso mi converrebbe andare avanti con l'acqua. Quale elemento potenzio per primo? L'acqua, visto che ho trovato dei nemici di fuoco? Oppure, visto che siamo in un regno d'acqua, potenziare tipo il fulmine? Quale mi consigliate con Finn? Tipo, sto allo stesso punto con tutti e tre gli elementi. Per evitare di perdere tempo, cioè di avere sbagliare perk, che è veramente una cosa casuale. Lo so che questo è trial and error, perché la prima run si fa così, vai a caso. In questa run fulmine,
Ok, perfetto. Va, distinto è stata la prima cosa che infatti ho potenziato pure quando ho cominciato, no? Perché di solito il fulmine in tutti i GDR è quello che è più utile. Perché comunque con le macchine, eccetera, eccetera, perlomeno in Final Fantasy Bolt, in Final Fantasy 7, Bolt era la prima magia che ti dava, o ti dava Fire. Comunque è quello che utilizzavi di più. E quindi ho distinto, ho dato il fulmine. Però devo dire che è stato abbastanza bilanciato gli elementi dei nemici, quindi non è. Boom. Ok, quindi se io faccio così adesso. Non è successo niente. Ah, questo sapete che sono solo le istruzioni. Oddio, sembrava quell'arca lì. Un design alquanto ambiguo. Che bravo, ma. Ah, posso entrare, tipo? Ovviamente sì. No! Ah, ok, no. Mi fa vedere questo mondo. Ah, di palafitte. No, in altra occasione, immagino. Dov'è che tutti sono andati, si sono andati a ficcare? Che li abbiano mutati in uccelli che sanno volare. È già successo all'inizio. Ai cosi. Ah, no, i capillì è la razza dei Finn. Mi sono sbagliato. Lui è un. Oddio, come si chiama l'esorcio? Ah, forse questo è un buon posto per scavare. Aspetta. Aspetta. Dopo. Qualcuno l'avrà acceso da poco. Beh, certo, un fuoco mentre piove senza nemmeno ripararlo. Chi siete voi? Ciao piccolina, ora dimmi. Dimmi il tuo nome qual è? Bimba. Shh, fa attenzione e l'orco sveglierai. Oh, boss fight. In arrivo. Dietro di te. Ti prendi gioco di me? Ah, il vecchio sarebbe l'orco. Cenoveffa! Torna a nasconderti qui. Chissà com'era in originale, Cenoveffa. No, voglio andare dentro lì. Aspetta, Aurora! Vabbè, manda avanti la storia, poi torno indietro. Poi, Bectrago. Vecchio. Lei non mi ascolta. Ok, questa sarà la thumbnail dell'episodio, del video YouTube. Mi sembra abbastanza spoiler free. Perché se qualcuno deve entrare nella nostra compagnia, molto probabilmente sarà la bambina. E penso che ormai ci siamo alla fine, perché nei trofei te lo dice chi è che entra nella tua compagnia, grazie. E non è la prima volta. Lei è Drust e io Jen. Ah, Genoveffa. Ah, lui è Drust. Ma è un diminutivo. Io sono Aurora. Vi vuol male un orco cattivo? Ah, vuol male, l'intero villaggio è perduto. Vabbè, fai tu. Cioè, l'orco sorveglia le caverne sotto il mare e ci viene a torvare. Ogni volta che ha fame, lui. Di dirlo davanti a una bimba non mi va. Non sono una bimba. Ah, lei è una bimba. Giù negli abissi. Ha portato la mamma e il papà. Andiamo a prenderlo, sì, dai. Nell'acqua possono respirare. Siamo stregoni, noi lo sappiamo fare. Beh, mi sembrate più che altro delle creature ibride tra essere umano e anfibio, quindi Genoveffa e io siamo gli unici rimasti. Aurora, la mamma e il papà mi riporterai? Sicuro, piccolina, vedrai. Dai, dai, sono contenta. E se costoro mi vendessero parte del villaggio, Madonna, addirittura farei la vita dei nobili d'alto lignaggio. C'è qualcosa da prendere qui? Sì, che c'è qualcosa da prendere qui, ovviamente. Come in tutti i GDR se entra a casa delle persone per rubaie. Ok. Oh, per rubare i loro averi. Polvere della forza. Direi proprio che la dote è tesoro mio. Devi far male. Pure punti forza. Tutto te devo dare per tankare. Ah, posso parlare ancora con voi. Drust. Fa attenzione Aurora là fuori. No, pensavo di andare a cazzo di cane, così. Anche tu è pieno di brutti signori. Non ho capito, ma è un sogno o sono caduti dentro qualche altro universo? Tipo tutte e due. Sono in un altro regno. Allora, Aurora, che è questa giovine sulla destra con i capelli rossi, che era una bambina fino a poco tempo fa, nel suo mondo è morta. È morta. Ha perso conoscenza, quantomeno. È in uno stato simile alla morte. E si è risvegliata in questo regno, in questo mondo, che è un'altra dimensione rispetto alla nostra, quella della luce e del buio.
se non ho capito male, dove sta venendo fuori che sua, perché lei è austriaca, ok? Il gioco inizia, la favola inizia in Austria, come tutte le favole, metà dell'Ottocento circa, ok? E lei è la principessa figlia di un duca. Muore sua madre, che abbiamo scoperto essere la regina della luce. Il padre duca si risposa con la matrigna cattiva, che guarda un po' è la regina del buio. E quindi, no? Oh no, devo curarlo prima. E siamo praticamente morti, diciamo. Poi Fabio Conte, tu ovviamente sei liberissimo di correggermi e di implementare, eh. Ci svegliamo in questo mondo e a un certo punto Aurora muore. Cioè, a noi ci viene detto che nel suo mondo Aurora muore e il padre, il duca, infatti che adesso ci dice sta morendo anche lui, dalla disperazione del fatto che gli è morta la figlia. Perché lui si risposa con questa regina, questa matrigna cattiva che ha già due figlie, che guarda un po' sono i mini boss, i generali della regina della notte e del buio. Noi ci risvegliamo, Aurora si risveglia però in questo mondo, in questa realtà, dove la regina Umbra del buio ha rubato le stelle, la luna e il sole. Noi le stelle le ritroviamo subito, la luna l'abbiamo trovata la volta scorsa sconfiggendo una sorellastra e adesso stiamo andando a prendere il sole. E dobbiamo farlo in fretta perché altrimenti il nostro paparino, il duca, morirà di dolore. Boom. Giusto, Fabio. Cioè, non solo per il nostro paparino che morirà di dolore, ma anche perché comunque serve per salvare questo regno, eh. Giuda. Steccato. No, mo se potenzia, Gesù bambino. Io non volevo attaccare. Ah no, ma ha contrattaccato l'attacco magico? Non c'era la corazza, c'era. Potenziata la corazza dei titani. Okay. Hai mai creato un oculo bianco? Se intendi un diamante, sì. Unendo i zaffiro, smeraldo e rubino, sì. Diamante, sì. Adesso sto cercando di capire qual è il massimo livello. Sono arrivato a sfaccettato, mi pare. Ora ti faccio vedere. Sì. Ecco. Questo è il massimo, la forma massima a cui sono arrivato. Cidrino, cidrino, cidrino. Qua io non so che date, figlio mio, perché... Aggiunge danni da fulmine, no. Aumenta i danni fisici, no. Tristis non lo sto usando mai. Tristis non lo sto usando davvero mai. Oh, che cosa cerchiamo con te, Aurora? Luce di stelle più, perché mi sembra l'attacco magico tuo più potente, quindi direi proprio di sì. Mentre con Rubella stiamo andando verso il cura più, assolutamente sì. Eccolo già il primo, cura più di secondo livello. Con te, tesoro, cavo, pioggia di frecce, sì. Però di te mi piace tanto, a parte intralcio più e antidoto più, perfetto. Perché no? Perché? Ah, costa 2? Cosa? Beh, allora potenziamo tutto quello di cui ho bisogno a 1. Tutto quello per cui mi basta 1. Che c'ho qua? Aumento difesa. Sì. Direi che per adesso potenzio. Tristis. Celerità più... del terzo livello, assolutamente sì. Ok. A parte sono aumentato il livello, quindi deve essere abbastanza in forma. Ecco, quello che mi piace tanto di questo gioco è che se esplori vieni premiato. C'è veramente tanto da esplorare dappertutto.
adesso creiamo. Dovunque vai, trovi, veramente. Non te lascia niente vuoto. C'è sempre qualcosa che te viene dato, se sei abbastanza curioso e o bravo per cercare. Allora, qua è dove stavano... Ok, qua è dove stavano loro, se non erro. No! Qua è dove è un nemico! Cosa abbiamo qui? Vivifica per due, mi piace. Boom! No. Sì. Ah, beh, con... Sì, beh, sicuramente con te attacco. Aurora. Non sarei mai arrivato. Aspetta. Cura, 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 cura. Il dottore la misura. Via questa stecca, stronzo. È vero, comunque, meglio concentrarsi un nemico alla volta, perché gli tolgo molto di più. Perché mi devo aumentare stecca. Boom. È che, ecco, l'unica cosa che probabilmente serve per bilanciare i combattimenti, perché altrimenti sarebbero stati troppo a mio vantaggio. Due soli personaggi. È vero che li posso sostituire come voglio, però è vero anche che mi fa perdere un sacco di turni questa cosa qua. Cioè, se voglio fare tutte quante le cose, baffare i miei, depotenziare i loro, curare, eccetera, eccetera, devo sostituirli per forza. C'ho poco spazio, poca manovra, poco spazio di manovra c'ho con due soli personaggi. Poi, per carità, è divertente lo stesso, anzi, mi viene più vive, ecco. Però l'ho visto, è artificiosa come cosa. Cioè, sono costretto a stare sul chi vive perché ho soli due personaggi, che è una cosa che nei GDR non mi è mai capitato di trovare, nel senso almeno tre, se non addirittura quattro. Poi quattro può essere eccessivo, ovviamente devi lasciare di rispondere su quello. Però, ecco, tre soli, due soli, e questo è che mi fa perdere tempo, mi dà poca varietà. Mi costringe. Dove ce l'hai tu il colpo Katagiri 3? Là, perfetto. Ah, beh, però armatura dei titani 2. Intanto me la piglio, va. Intanto me la piglio. Bene. Curati. Curati. A proposito, Fabio, hai sentito il mio resoconto della storia di quello che è successo? Perché se ho bisogno di essere corretto, fai pure. Anche perché... Ah, qua l'ho aperto già. No. Sarà la cosa di tutto. Hop, 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 hop. Ok, qua non dovrei essere entrato. Ah no, qua ci stanno sempre loro. Che mi avevi detto tu, stellina? No, non te posso parlare più, che stronzo però che sei. La cosa più bella tra le sventure è lo studio tutto, è lo studio nuovo tutto dedicato alla postazione. Figata. Guarda, io su Instagram ho messo una storia che fate vedere la mia fantastica postazione qua nella mia cameretta. Quanto mi piace. A parte che non è che cambierà molto, però riarrederò la cameretta e qualcosa cambierà, in effetti. Però non è che c'ho sta mega postazione da streamer. Uno streamer, d'accordo. Tuttavia. Tanto io mi sono... Almeno finché no... Finché no, non sono nemmeno affiliato, non è che c'ho tutta quanta stanza. Boom. Da cambia troppo. Cioè, nel senso, per adesso la vado a vedere.
la trovi, non c'è, la storia dovrebbe essere passata, ma tra quelle in evidenza le trovi, sai, no, in cima al profilo, sotto l'avvio, ci stanno le storie in evidenza. Ecco, ce ne sta una che ho chiamato videogiochi, che ti fa capire. E lì all'interno di quello trovi la mia postazione. Armatura dei Titani 2. Ottimo. Boom. Una alla volta che secco tutti e due. No, dovevate prendervela con Onigiri. Brava, ho il contrattacco contro un pioggia. Scherno. Tancone. Boom! Big Bang Attack! O è Final Flash questo? Visto, è carina, è meglio di quello che avevo prima. Vabbè, io gioco solo con... cioè, io streamo direttamente da PlayStation 4. Perché è piccolina, sì. Adesso cambierò un po' l'esposizione. In realtà la scrivania con questa cosa qua rimarrà uguale. Forse sposto le console sopra il tavolino e metto sopra la scrivania e nel scomparto che esce sotto ci appoggerò il PC. Fin. Boom. Vulnerabile all'acqua. Che vuol dire sta di fuoco? Ah, non te lo dico. Mi è saltata la live. Ah! Adesso te va? Hai refreshato? Qua ho aperto, lì ho aperto, ma non si esce. Chi è che ha aumentato? Ok, Finn, vai. Perché poi vedi, io vado anche per far evolvere i personaggi, vado verso le abilità e non sto prestando particolare attenzione alle statistiche, di forza e di difesa. Forse anche quello mi sta un po' punendo. Ah no, quindi. Quarto spettatore, benvenuto! Buona domenica, benvenuto sul canale Marco Perpress, stai santificando le feste, benissimo. Non vedo l'ora che mi arrivi il PC definitivo, una bestia che mi sta costando una barca di soldi, ma li vale tutti. Guarda. Sono contento per te. Aurora, una principessa cos'è? Ah, la figlia di una regina, la principessa lei è. Oh. Wow. Perché mi hai lasciato nel cielo? Che significa? Pensavo la via di casa di aver trovato. Ah, è vero. E invece. Ma se t'ha detto che devi prendere la luna e il sole e non li avevi ancora presi? E te manca ancora il sole. Come pensavi di poter tornare a casa, stronza? Ti è stato detto all'inizio, ti è stato detto. Sai che vuol dire all'inizio? Per il potere di Grayskull. No! Attacco di sorpresa! Benissimo. Boom! Tu potenza di armatura dei titani, teretani da titani 2. Ah, è giusto, con te c'ho pure la pozioncina che posso usare per ricaricarti a bestia. Benvenuto, bentornato quarto spettatore, che tu sia benedetto in questo sabato. Figo, io il PC non c'è, giorno per niente, però buona, dai, sono contento di sentirti così gasato. Poi voglio aggiornamenti, che ci fai vedere anche a noi una foto della tua postazione. Boom, ti dicevo, non sono manco affiliato, quindi continuerò a streamare direttamente da PlayStation 4. Se quando capiterà che se diventerà partner, magari, comunque avesse un'entrata che mi permetta di investirci, allora posso pensare di streamare a PC e fare uno streamer deck un pochino più serio. Anche se ho visto che sta arrivando ormai anche in Italia l'app PlayStation Now, che ti permette di streamare a PC. Prova a combinare un oculo viola, giallo e blu, perché se mi ricordo bene ti crea un nuovo oculo. Ah, no.
merda, beh, sicuramente le caratteristiche sembrano un pelino all'avanguardia. Un pelino. Mica 111. No, è rimasto solo lui, fica, vero? Sì, dai, te uso questo perché è rapido. Boom. Anche perché ti ricarica un bel po'. Ok, adesso vedo viola, giallo e blu. Ok, con lo zaffiro. Boom. Questa stecca. Sì, raga, ancora non stai sotto la soglia del dolore. Che cazzo. Boom! Poi ti avevi disintegrato. Ametista grezza, ok. Sì. Robin Hood. Oddio. Con te. Ah, perché abbiamo detto che intralcio 3 te costa 2 punti abilità. Quindi usiamoci tutti. Aumentiamoti un po' le statistiche. Che mi sembra anche il caso. Oculi, allora attenzione. Ah. Viola, giallo e blu. Allora, per viola intendi l'ametista? L'ametista? Ah, aspetta, è la turmalina però intendi per blu. Non lo zaffiro. Perché queste sono 3 caratteristiche diverse. Cioè, questo citrino. Allora, Fabio. Queste 3 praticamente? Turmalina, ametista e citrino? Oppure citrino, ametista e zaffiro? Mi stavo scordando 3 schermi MSI curvi. Zio cantante. Sembra una postazione. Bomba proprio. Fabio, non ci sei più. Sì, prova. Sì, però mi devi dire quale. Questa è la turmalina, mi assicuri. Questa turmalina. Ametista. Ah no, ho sbagliato. Questa combinazione qui. Me l'assicuri, oddio, ci sono 8 secondi di ritardo, probabilmente. Ne approfitto per bere. Vado. Onice! Cosa fa l'onice? Porta anteriore, aperta. Aumenta la possibilità di schivata. Non male. Se invece la metto in difesa, riduce danni fisici e magici del 20%, aumenta la potenza di incantesimi del 10%. Sì, direi che qua la posso mettere. Poi dopo faccio qualche altra prova. Finita la live, mi metto a smacchinare un altro po' con gli oculi. Come ho fatto ieri. Oh, quello è un delfino. Non sembra cattivo. Non sembra mio nemico. Ecco, questi! Questi sono gli altari che dicevo. Che altare ben peculiare. Forse lì dobbiamo cercare? Vedi? Questi altari qua, che cazzo sono? Lì dove devo cercare? Un cuore. E dopo combina quello nero con quello bianco. Ferma tutto. Non ce l'ho. Ah, merda, non ce l'ho un diamante grezzo, non ce l'ho. Ottimo. Dopo finita la live mi metto a combatterci un po'. Mi metto a fare delle prove. Ah, ecco, stiamo entrando sott'acqua. Aspetta allora, prima di entrare sott'acqua finiamo un attimo a esplorare di sopra. Che mi sembra più il caso. Oh, che cazzo. Sopra? Lo sapevo. Ormai te conosco, Child of Light.
pilastri sono per un'altra missione secondaria. Ok. Oh. Ok, quella dovrebbe essere la porta. Oddio, sarà la porta per una missione sì, una missione secondaria o per una missione vera e propria. Per sicurezza, farmiamo. È il monsoon! Per il pilastro verde devi andare sott'acqua, ok. Ma dimmi solo questo: se vado sott'acqua faccio una missione secondaria, se entro da quella porta lì che ho trovato, oppure vado avanti con la storia? Perché se è una missione secondaria me la vado a fare. Se invece vado avanti con la storia finisco ad esplorare tutto. Da quello che ho capito di questo gioco, se me la fa vedere adesso dovrebbe essere secondaria, non dovrebbe essere. Cioè, non me la mette prima di farvi andare avanti con la storia. Sbaglio. Non stai in traccia. Boom! Scaglia la freccia. Boom! Sì! Bravissima Aurora. Te quiero. Vale, guarda qua. Sì, luce di stelle più, direi proprio di sì. Robella, andiamo verso la cura, sì, ottimo. Comincio a pre. Ok. Va bene, va bene, va bene. Tristis. La celerita, ottimo. Ottimo, celerita. Ah! Tristis è un cazzo di mago rosso. Cazzo, Tristis è un mago rosso. Se non fosse che non aumenta. Cazzo, ma io Tristis devo usarlo di più. Io Tristis devo usarlo di più, porca puttana. Tu vai live dalla console? Sì, io vado direttamente da PlayStation 3. Non mi ricordo, dovrei vederla più nel dettaglio il posto. Guarda, adesso ti faccio vedere. Penso che sia abbastanza distinguibile. Beh, questo qui è il posto. Fuori, Fabio. Oh, però io penso che, cioè, visto che entro sott'acqua e vado verso il basso, secondo me questa porta avanti la storia, no? Perché devo andare nell'abisso più abisso, nel fondo più fondo, nel basso più basso. Però il mio dubbio è perché siccome me la mette qua, quando ancora potrei andare avanti. A meno che io andando avanti non posso che semplicemente esplorare l'area e cioè andando fisicamente verso destra, io qui sto solamente esplorando. Infatti, a sinistra il villaggio dei pisciani, e qua invece. Oh, guarda quei coni luminosi, numeri romani, in latino li ha lasciati. Per quale ragione? Per ricordarci i tempi passati. Ah, quindi quello è il villaggio dei pisciani e devo sa. Ah, ok, allora mi sa che quello. Fabio, correggimi se sbaglio. Se io vado lì è la missione secondaria per salvare i genitori della bambina. Di Genoveffa. Sbaglio? Ah, non posso. La zona è completamente buia nell'acqua. Se mi dice che è il villaggio dei pisciani, secondo me quello lì è dove hanno portato. Ah, mi sa che devo far illuminare così. Solo il 5.
No! Mi è finito. Vabbè, lo faccio dopo. E se ti fai Discord, ti aiuto a usare Upstream per streamare la console. Guarda, allora, io ho già scaricato Streamlabs. Non c'ho i soldi per una scheda di cattura. Infatti, adesso che esce PlayStation Now anche in Italia, pensavo di provare questo. Ovvero, a destra al mare di Sibnel. Ah, ok, quello è il mare di Sibnel. Questo invece è il villaggio dei pesci. Ok, perfetto. Allora mi faccio il villaggio dei pesci prima, missione secondaria. Adesso che esce PlayStation Now anche in Italia, io posso streamare la PlayStation 4 da PC e quindi utilizzare Streamlabs. Esatto, senza la scheda di cattura con PlayStation Now. E solo che non so se mi serve comunque un secondo PC, capito? Perché se no vedrei. Questa è la strada. Ma già c'era da un paio d'anni. No, in Italia no. In Italia no. Dovevi averci l'account svizzero. L'account italiano no. Italia, Spagna, Germania. Sta arrivando adesso. L'ho provato. L'ho provato quest'estate, mi pare. Tipo, non. L'ho scaricata. Te la fa scaricare tranquillamente. E mi sembra parli. E sia in lingua italiana. Ma se c'è l'account italiano, non te lo fa utilizzare. Ah, sta finendo il tempo. Ok, adesso so dove devo. Ok, va bene, va bene. Capito? Se c'è l'account italiano, non puoi utilizzarlo. Mi si è aperto questo. Era aperto anche prima. No, 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 no,
Allora, aspetta. Se questo è aperto, vediamo dove posso andare. Difesa magica. No, 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 cazzo! Ah, ecco. Un pochino cambia questo. Citrino nevicato, smeraldo grezzo. Citrino nevicato mi può servire. Tipo per questo. Anche se li usassi tutti e tre, poi ci pensiamo. Boom. Ottimo. Ok, smeraldo levigato. E se invece adesso uso questo. Perché? Ah, perché è uno smeraldo questo, non è un... quell'altro coso. Tante pozioni magica. Ok. È già finito? Ah, era solo questo? Ah, ok, allora non è... Ah, è solo un'area per gli oggetti. Non è... No, non è un... cosa. Non era la missione secondaria, ok. Andiamo avanti. Oh! Bene. Questa è abbastanza impegnativa, mi sa che sarà. Adesso do una chance a Tristis. Che è ora che lo utilizzo. Armatura totale più prima inarrestabile. Così non me
non mi fermano più mentre sto caricando gli attacchi. Buono, pure Nicolus mi ha aumentato. Adesso mi ricarica 10 invece di 9. Buono. Quando carica di livello? Armatura totale più. Buona. Cazzo, Tristis, quanto l'ho sottovalutato. Quanto cazzo l'ho sottovalutato. Wow. Era pugnetta. Che altro c'ho qua? Celerità, vai. Spacca, porca miseria. Passi, dammi tutte le pedate che ti pare. Boom. Sì. Che bello, allora non ero sottopowerato. Ero scemo a non utilizzarlo. Utilizziamolo un po' sto colpo, va. No, finiamolo. Sì, si concentra su me, che stecca che ti tiro. Voilà. Non mi fai niente, non mi fai. Boom boom! Bam bam! Fantastico! Tristis, ti sei guadagnato un posto da titolare. Sì, taglio. No, avevamo detto andavamo verso armatura dei titani 3. Ah, quella 2 l'ho presa. Bacio della morte. Però taglio. Taglio Kateghida 3. No, taglio Kateghida più. Oh, abbiamo trovato il nuovo perk. Tremore più. La sostituzione di 2 turni. Immagino che prima o poi diventerà necessario. No? Per adesso. Boom. Ok. Ok, quindi stiamo andando nel posto quello scuro sotto il mare. Che è qui sarà sicuramente. Vediamo prima se c'è qualcos'altro. Sì che c'è qualcos'altro. Oh, oh, che cazzo è successo? Mi faccio corrente, ma prima era corrente. Ottimo, smeraldo grezzo per 2, ce l'ho. Perfetto. Boom. Oltre non posso. Oh, cazzo, sì che posso andare. Ah, madonna santa. Ah. Ok. Vedi, cioè è bellissimo. Quanto ti manca per la partner? Voglia, non sono ancora... Non sono nemmeno affiliato. All'affiliazione mi manca solo la media dei 3 spettatori per live. Mi manca solo quella. Sto a due starò adesso. Infatti vi ringrazio tantissimo che mi seguite, ragazzi. Perché, vedi, già, ok, se fosse solo questa live ci avrei la media dei 3, no? Perché siamo in 3. Comunque io mi controllo la live da dashboard e quindi uno spettatore so io. Però capito, comunque adesso che stanno, grazie al cielo, aumentando i follower e non solo, anche gli spettatori regolari come voi, può darsi che l'affiliazione sia più vicina. Non ci riuscivo? Ma sì che ci riuscivo. Ma sì che ci riuscivo. Ci vorrà qualche mese ancora, mi sa. Con questo ritmo ce la potremmo fare entro la primavera. Cioè prima dell'estate. Buono. Armatura, cioè difesa totale. Si immagina che fisica, ma... Tristissima. Ma tu non mi dici niente che fai tutte queste cose. Armatura dei titani pure. Doppia armatura. Sa che non serviva a niente, vero? È un overkill inutile. Inarrestabile più. Cazzo. Non ne serviva.
materialmente. Adesso vediamo, ragazzi, dovremmo riuscirci. Io conto di riuscirci all'affiliazione. Poi dopo da lì piano piano si riuscirà ad arrivare. Ma la partnership è lunga, perché ci vuole una media di 75 spettatori. Quindi lì è lunga proprio. Per bisogno di tanti più forti. Però con costanza e regolarità si può tutto, dai. Ci vorranno un paio d'anni per la parte. Inarrestabile me la so dato, sì. Cazzo. Potresti portare pure Bralal. Sì, ma è che allora io la mia strategia proprio veramente da nabo di Twitch all'inizio era quella di Fortnite, no? Che è anche relativamente funzionale, nel senso che ho giocato a Fortnite in live, poi i spettatori mi sono aumentati di follower. Però oltre al fatto che poi mi venivano a vedere solo le live di Fortnite, e quindi non tutte quante le altre. Poi a me non piace, cioè mi piace giocare a Fortnite, però faccio le live. No, non sono pro e in più mi toglie spazio dai giochi che voglio portare in live, che sono i single player. A me piacciono tanto i single. Ciao madre. No, me lo faccio. Grazie. No. È occupato già qua. Oh. 30. Voilà. Ok, dicevamo, dopo questo siparietto familiare. A me piace portare single player, cioè mi piace portare in live perché mi piace giocare, capito? E quindi va bene così, perché poi dopo Bralalla ci giochi solo, oltre a togliermi tempo, metti, ci gioco solo il tempo che dura. Grand Kingdom, che gioco è? Tipo io ho finito Child of Light, vorrei portare Rogue Galaxy, però i GDR, vi dico la verità raga, sono tosti, perché tanta parte come questa è combattimenti e grinding, non so proprio da live, qua tanto meno da YouTube, però li porto lo stesso. Penso che dopo Child of Light porterò Assassin's Creed Origins, perché lo voglio proprio giocare. È giunta l'ora che lo giochi. Sono un fan della saga di Assassin's Creed, nonostante da quando ho finito il primo ciclo non mi abbia preso come... Cioè, da quando ho iniziato questo nuovo ciclo, che è partito con Black Flag, non mi ha preso quanto il primo, che finisce con Assassin's Creed 3. Però sono un fan, continua a piacere, continua a interessarmi, continuo ad avere voglia di giocarci. Quindi voglio portarlo, perché lo voglio giocare, capito? E quindi io sto su Twitch per questo, perché mi sono detto, tanto gioco sempre lo stesso, tanto vale che ne approfitti. Dove sto? Qua. Tanto vale che lo condivida, perché è divertente. Più con Mauro ci piace giocare a tutti e due. Oh! Ah, allora c'era qua. Non so. Scusa. Ah, guarda come funziona. Ma guarda tu. Ok, quindi dovevo venire qua per forza. Ok.
prima, però andiamo da quello di sopra, che mi sembra. Volevo aprire lo scatolame prima. Ok. No, 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 no. Gioco più 10 sono vari tipi di personaggi, arcieri, stregoni, cavalieri, eccetera, e la storia è doppiata in inglese. Ma è un multiplayer online? O è un single player? Un VD è tipo scorrimento. Cram Kingdom. È in stile... Oddio, io ti direi Age of Empires, ma probabilmente non lo conosci. A parte Fabio, non so nemmeno quanti anni c'hai, magari siamo coetanei e quindi Age of Empires lo conosci. Tutti e due. Boom. No, beh, ok, ho capito. Boom. Shiva. Compagnia. Penso proprio. Ok. Prova, perché così posso allentarli. Traccio più. Puoi scegliere se online o offline. Ok, capito. Tipo Age of Empires comunque. Ti sacrifico prima. Ah, addirittura due armature. PPS. Bravo. Interrompili. Boom. Quello c'è la difesa magica, ok, quella è l'armatura magica. Boom! Non ti salverà, stronzo. Dove è la tua corazza di merda? Ok. O Angus. Sì. 11, è pochissimo. Ma voglio dartela lo stesso, una stecca. Perché con te prendo Tristis. No, prendo Rubella prima. Forse Tristis non c'ho più... Perfetto. Perfetto. Ok. Proviamo un po' Aurora, va. Faccio male con pendente. Più o meno. Ma quanto sono tentato di farmi un desk PC. Però mi sa che mia madre mi ammazza. È troppo brutto. È troppo brutto esteticamente. Vabbè, io direi che per adesso, con la spesa poi, non è la priorità, insomma. Boom. Quattro spettatori? Serio, Elvidec ci sta ospitando sul suo canale. Grazie, Elvidec. Da Panico. Benvenuto. E grazie. Sono anche su Twitter. Age of Empire giocavo, ci giocavo, ma è da un bel po' che non gioco. Ok, Fabio, quanti anni c'hai? Per curiosità, siamo della stessa generazione. Sei anche tu degli anni 80. Ah, chi altro c'ho? Ah, Tristis, ottimo Tristis. Mi gusta Tristis. Però io qua voglio andare. Ce le devi da due. 60% per tre turni, ottimo. Anche se armatura totale più. Armatura totale più. No, sei più giovine, te PS. Cioè, nel senso. La mia è la classica invidia. Ok. Passiamo. Dicevamo. Oh, come... Ah, da qua c'è più. Ammazza tu, addirittura.
Ma perché non è... Ah, perché stava in guardia, ovviamente. Eccolo, Tristis, il tuo turno. No, prima Robert. Perché mi piace rallentarti, merda. Mamma mia, Robert. Robert è il classico ladro. Cioè, rapido, attacca a distanza. Non c'hai i pugnali, però. Grazie, no, perché mi devono sempre tartassare i cosiddetti su WhatsApp. Armatura di titanio non mi serve, perché quello è un'armatura totale. Boom, questo è il momento di Tristis. Che poi armatura totale manco serve, perché se infatti magici non ce l'hanno, tutto via. Grande Elvidek. Boom! Steca. Boom. Un celeritato ha dato tra l'altro un celeritato a 2, quindi sono veramente velocissimo adesso. Oh! What? Questa è nuova. Questa è nuova. Non so, dipende quanti anni hai tu per vedere la differenza di età. Io sono nell'85, ho 33 anni. Age of Empires, in effetti io ci giocavo anche con mia sorella che è del 90, però. 17, wow! E giocavi Age of Empires, grande! Non è da tutti, non è da tutti. Che i tuoi coetanei, intanto. Non è un gioco da 17 anni, insomma, perché è vecchiotto. Sì! Ottimo, bravo Robert. Ottimo, ottimo. Allora, qua... Ecco, qua ci prendo questo, fantastico. Ok. Dai, oro. Graspad 19. Ma già lavori, Graspad? Lavoro da quando avevo 14 anni. Ma è tipo illegale. Anche prima. Beh, beh. Lavoretti, io lavoro, lavoro. Ok. Ce la posso fare. Oh. Bravo. Mi piaceva. Oh. Ora. Beato te. Io sto disoccupato. Questo c'è tanto di stanco. Vabbè, magari la domenica mattina stiamo lo stesso. Tempo da voi. Bravo Roro. Perfetto. Yes, andiamo. Fight. Oh. Ok. Traccio più tipo prima di subito. Mm-hmm.
Va? Boom. Quello che posso fare. L'ho fatto. Falegname, elettricista, muratore, tecnico, cuoco, chef, che è uguale al ruolo del cuoco. Grazie. Ti ringrazio per la fiducia. So cosa è uno chef. Scusami se rido, però chef, se conosci. Stava molto carino a precisarlo. Grafico videomaker, me coglioni. E tutto questo tra i 14 e i 19 anni. Minchia. Mizzica, si potrebbe parlare allora per il videomaking, perché così te passo i miei video tipo questi per metterli su YouTube tagliati di tutte le cose innecessarie. Ne può parlare perché anch'io mi diletto in maniera assolutamente amatoriale all'editing video, però non c'ho un computer che regge, quindi purtroppo devo delegare. Il problema è che sono, nel senso, si potrà intavolare un discorso del genere quando sarò tipo partner, potrò investire. Ok, che ci abbiamo qua che posso utilizzare? Un cazzo di niente, perché non c'ho magie, però posso usare questa pozione per il nostro amico. Mi serve. Sì, è già finito il rallentamento. Tanto meniamo un po'. 5 anni di esperienza nell'ambito videomaker e grafico, 2 anni di esperienza in cucina. Cazzarola. Cioè, ho cominciato a 14 anni. Cioè, ho cominciato subito. Beato te. Ottimo. Tra 3-4 anni ho costruito la mia prima bovina di testo funzionante. Bravo, schio. Scusate, mi lascio andare. Ok. Mi sembra piuttosto impegnativo questo combattimento. Lo sospettavo che sarebbe successo. Ok. Un'autovivifica, tesoro caro, non potrebbe farti male. Oh, che culo atomico. Ok, un attimino che ci recuperiamo un po' di energia vitale. Visto come siamo messi. Mm.
ce l'ho. Ok. La bobina di testa dopo cercala su internet e vedi cos'è. Cosa strana era la mia età. Megoglioni. Comunque il trasformatore prende la corrente di batteria 3,5 volte, li apre fino a 1.000.000 di volte. Madonna. Ma cazzo di bomba. Allora. Cura. Cura. Dove ti prendi più? Non rompe il cazzo, orco di merda. Ok. Sto guardando a che serve. Ah sì. Oh. Ok. Riuscito a far fare il menu primo, famiglia. Sarà un impegnativo. Il DualShock si sta scaricando, pure che la mia pazienza si sta scaricando. Allora, oh, piano piano. Mi sa che è finito sto scontro. Ci salutiamo. Probabilmente oggi pomeriggio, però purtroppo non posso darvi una conferma. Che non dipende da me. E fatevi i cazzi vostri. Santo cielo. Bravo. Non sono nemmeno deboli alla luce. Ok, l'abbiamo fatta. Subito armatura totale. Proprio prima e subito armatura totale. Entra in tralcio. Prendetevela con lui. Ah cazzo, anche l'intralcio non l'ho usato. Forse avrei dovuto usare. A parte da. Ah no. Boom! Interrompiti. Ok. Siamo un po' nella melma. Cazzone porco. C'è una pozione della difesa? Esiste una pozione della difesa? Sì che esiste una pozione della difesa. Mi si rinarrestabile più. No. Mi serve un attimino questo. Ecco.
Beh, però curarlo non sarebbe stato male. Visto che non mi arriva una stecca che mi scoppa. Adesso ne guardo un po'. Vivifica, va. Ragazzi, qua è tosta, Qua la pacca è impegnativa. Bravo, autovivifica e cura. Bravissima, Ruella. No. Ah, ma ha bruciato. Che bello, mi era partita la connessione. No. Sfiga. Cazzo fuori. Ragazzi, ma la pacca è gravida. Come si suol dire. Porca troia, 127. Male, male, male. Siamo messi molto male. Siamo messi molto male. Ma moltissimo male. Queste pensate di farla ser veloci, ragazzi. Questo non sarebbe dovuto succedere. Antidoto. Devo sostituire. Devo sostituire. Allora, abbastanza useless. Non mi morì. Dobbiamo portarla a casa. Con molta fatica la porteremo a casa, secondo me. Visto come sta andando. Ma come cazzo fanno a essere così veloci loro? Ho sbagliato, non dovevo prendere, Robert e rallentarli. Perché no, l'intralcio singolo stronzo. Che totale dovevo usare. Ok. Messa la stecca, Sprizzata lì dietro. Allora. Magari intralcio più freddo. Ce la farò. Ce l'ho fatta. Boom. Oh. Concentrati, bravo. Ah.
È brutta la pacca, ragazzi. Mi sono finito la... Santo cielo, mi sono finito. No, ragazzi, qua si accettano suggerimenti per la strategia, Devo vincere perché ora è a pranzo. Comincio rallentando di Robert e mettendo nella corazza con l'orco, con la guardia che mi chiamo, come si chiama, perché c'è una strada. Traccio di bravo, schiva. Poi concentrate. Cazzo, gli aumento la forza, che devo fare? Sono velocissimi! Sono velocissimi, cazzo! Uh, 296, mi concentro sull'orco. Finalmente. Un attimino, diciamo che approfitto di questo momento. Di merda, no, te dovevi quasi dall'inizio. Dovevi togliere la gemella della luce al tank e mettergli quella viola. Quando vedi che ti stanno, usa difesa così sei veloce. Non capisco. Quando vedi che ti stanno cosa? Ah, la gemma viola non mi ricordo che mi dà, che mi aumenta l'attacco. Adesso io faccio questo. Poi io aumento la potenza d'attacco. Ah, quando mi stanno attaccando. Infatti sì, difesa, così sei veloce. Ma io devo capire, difesa mi fa perdere il turno oppure se metti in difesa e poi riattacco? Perché questa cosa io della difesa non ho ancora capita benissimo. Cioè mi sembra di perdere un turno, nel senso, se mi devi usando sempre. Inarrestabile magari. Merda, ragazzi, quest'ira dell'orco è una spina in culo. Male.
cazzo. Ma vedi quanto cazzo sono veloci. Dio del cielo. Cazzo. Ok, è vero, io questa è un'altra cosa che non faccio comunque, sistemaie. Abilità. Oh. Ottimo. Scherno, 3 attacchi di attaccatore per 4 turni, ok. Oculi, c'hai ragione. Questo infatti non mi serve niente. Riduce i danni fisici del 20%. Più 20 punti forza massimi. Aumenta i danni fisici del 20% quando il PF scende sotto il 20%. Aumenta la potenza di incantesimi, non mi serve. Cioè, sto pure pompato in difesa. Cioè, capito? Tristis. Dove stai? Riduci i danni fisici del 10. No, qua mi serve che me ne dai di più. Figli cari. Aggiungi danni a luce non mi serve. Aggiungi danni da fulmine. Aggiungi... No, a me mi serve qualcosa. La potenza di incantesimi 10%, nemmeno. La velocità. Non sarebbe male la velocità. Ok. Aumenta la velocità di 6. Ok. Io questi uso. Aggiunge danni a luce, non mi serve niente. Luce danni fisici, punti forza. Eccolo. Cioè, aumenta la velocità di 2. Gli attacchi hanno possibilità. Non mi serve niente. Questo aumenta la velocità. Se perdi il turno almeno ti diminuisci i danni e vai più veloce. Così veloce che il turno perso lo recuperi subito. Ok. Ok. Mentre la possibilità è schivata. Vai. Proviamo un po' adesso. Non sono mai stato buono nella difesa. Ok. Ok. Vai, concentrato adesso. Potrei parlare meno. Probabilmente parlerò uguale e quindi mi deconcentrerò. Però... cercherò di fare nel modo migliore. Comunque devo concentrarmi sull'orco assolutamente, perché mi sembra. Eccolo! A merda! Bravo, sì! Oddio, sì, te la via il cazzo! Eccolo lì! Buona! Cosa ci abbiamo pure? Inarrestabile, sì. Sì, vaffanculo stronzo! Ti è piaciuta questa? Eh? Ok. Inarrestabile, è proprio quello che vorrei fare. Ok. Sì, bravissimo.
Oh, meno male. Io mi difenderei anche. Ah no, ma io sono lento. Io sono lento e loro veloci. Ecco. Per loro no, veloci, non normali, tuttavia. Ok. Dio del cielo. Vabbè, che cazzo devo fare? Uno che cazzo deve fare? Ma subito, ma prima di subito. E di sirte la difesa. Oh, ok. A lag estremo. Io ho il bitrate quasi a 4000. Io sto stabilissimo, ragazzi. Arretramento pure. Sei proprio stronzo. Merda. Bravo, concentrati. Ma me devo curare. Oh no, ma se cosa da... Autovivifica. E autovivifica. Ma Gesù bambino. Ale, guarda qua. Tre turni di fila. Ma lo vedi quanto sono veloci loro? Cazzo, loro sono... Io come cazzo... Cioè, devo... Devo difendermi, devo curarmi, devo rifarmi la rinascita. Poi loro hanno tre attacchi di fila, cazzo. E levano pure tantissimo. Cioè, io mi posso anche difendere, ma mi serve pure... Le... Cioè, capito? Devo aumentarmi i parametri. Dovevi spiegare come si mette Wizbot. Diventa sul sito di Wizbot. Vai sul sito di Wizbot, colleghi il tuo account Twitch all'account Wizbot. Ci voleva. E poi gestisci tutti quanti i parametri. Come te la cavi con l'inglese? Perché è tutto in inglese, mi pare. Io forse in italiano. Forse le impostazioni sono in italiano. Perdonatemi, è una tipica espressione delle mie parti.
non molto domenicale, però. Io che cazzo gli faccio? Me lo do in faccia all'ululato furibondo. Poi mi attaccano altre due volte prima che... Anzi, altre tre. 8 in inglese basta? Per le superiori? Potrebbe bastare. Potrebbe bastare, però è il linguaggio tecnico, eh. Comunque, se c'è bisogno di qualsiasi di aiuto, basta che me lo chiedi. Me lo puoi scrivere anche su WhatsApp. Ragazzi, siamo fermi qui. Io farei questo adesso. Ci salutiamo perché è mezzogiorno e 10. Farmo un po', cerco di aumentarmi di livello off screen. E poi oggi pomeriggio o martedì ci rivediamo per riaffrontare questa boss fight. Ok? Ciao ragazzi, grazie ancora per avermi fatto compagnia e per aiutarmi a diventare affiliato. Ci vediamo alla prossima. Buon pranzo, buona domenica. VVB. Ciao, livello B2, dovrebbe bastare. Però ti ripeto, è inglese tecnico. Comunque, se c'è bisogno, mi scrivi su WhatsApp, su Instagram. Ciao!